Buongiorno, mi chiamo Claudio Bassetti, sono il presidente della Fondazione Eccles ed ho il piacere di accogliervi, salutarvi a questo primo simposio virtuale della Fondazione. Lasciatemi dire due o tre parole sulla Fondazione Eccles, che è nata 17 anni fa. L'iniziativa è partita dal dottor Silvio Leoni e la missione della Fondazione è quella di promuovere le attività e gli studi interdisciplinare e multidisciplinare sul rapporto mente-cervello. Ho il piacere di presentare il professore Michele Mainardi come vicepresidente. Vedete la composizione multidisciplinare del nostro comitato con matematici, con neuropsicologi, con filosofi, con medici, psichiatri e mi preme presentare anche il dottor Silvio Leoni come ho già detto, fondatore e ora presidente onorario della nostra fondazione. L'organizzazione dei simposi e la coordinazione delle nostre attività va al merito di Lara Ambrosetti, che è la nostra coordinatrice scientifica. Ecco, questa diapositiva vi presenta così i simposi più recenti. Vedete, fra l'altro, la sede della nostra fondazione alla Villa Saroli, e vedete che abbiamo negli ultimi anni, appunto, discusso temi che si lasciano affrontare molto bene da un approccio multidisciplinare, il tema della coscienza, il linguaggio, su quale torneremo oggi, dedicandoci soprattutto al plurilinguismo, al multilinguismo, le emozioni, la mano, la magia, la macchina, e poi negli ultimi 2 anni, nelle ultime 2 occasioni, l'ultima con una bella collaborazione con il Conservatorio Ticinese, ci siamo così dedicati al tema della musica, sia dal punto di vista della creatività che della neurobiologia. Un'altra attività che svolgiamo, prossima diapositiva, sono le cosiddette letture Eccles, che come vedete sono state organizzate negli ultimi 10 anni, vengono tenute presso il Neurocentro della Svizzera Italiana e abbiamo avuto così la fortuna e il piacere di accogliere grandi personalità. Le letture sono dedicate soprattutto a temi neuroscientifici e quest'anno purtroppo per il Covid abbiamo dovuto rinviarla, ma è prevista la prossima lettura per l'anno prossimo. Ecco il tema di quest'anno, e ringrazio il professor Martinoni e Michele Mainardi per così avere suscitato l'interesse e alla fine organizzato il simposio, è dedicato all'acquisizione delle lingue tra corpo e facoltà di linguaggio. E non tutti sanno che in realtà il monolinguismo è più l'eccezione che la regola. Se guardiamo così alla situazione mondiale, questa è una diapositiva che ho trovato in internet, che ci mostra che in realtà solo il 40% della popolazione vive in una situazione di monolinguismo. Il bilinguismo è altrettanto frequente, ma poi abbiamo addirittura delle situazioni di tri e multilinguismo che globalmente ci portano a dire che il monolinguismo è più l'eccezione che la regola. Quello che poi contrasta è vedere quali paesi, fra cui la Svizzera, riconoscono il multilinguismo e qui potremmo anche discutere sulle ragioni di tipo culturale, sociale, politico che hanno portato al riconoscimento solo da parte di poche nazioni del multilinguismo, che evidentemente poi costa anche molto, perché insegnare tutte queste lingue o mantenere queste lingue, dare così una riconoscenza ufficiale, evidentemente è un impegno che tutti non si assumono. Parleremo di linguaggio del corpo e come sapete abbiamo così nelle varie culture, nelle varie regioni del mondo, l'uso differente delle mani, delle braccia, degli occhi, dell'espressione del viso, di come si tocca il naso, di come si mettono le gambe, che rappresentano così tutto un altro capitolo, il linguaggio del corpo, che sta in una relazione complessa con il linguaggio, diciamo, verbale, e poi ne sentiremo parlare, la nozione più accettata è quello che il linguaggio del corpo in realtà preceda l'apparizione del linguaggio verbale e sia appunto in un rapporto non diretto con quest'ultimo. È un tema molto interessante di cui sentiremo parlare. Ecco, a noi premeva così suscitare una discussione
sui vantaggi del plurilinguismo. La Svizzera, come ho detto, è un paese che l'ha curato, ne ha fatto così un senso importante di giustificazione per la creazione della Confederazione. E in questa diapositiva, in inglese, vedete un po', riassunti i vantaggi, dell'apprendimento delle lingue rispetto al del plurilinguismo, che vanno dalla facilitazione dell'apprendimento. Sappiamo anche che diverse funzioni cognitive vengono promosse dal plurilinguismo, anche funzioni che noi chiamiamo esecutive, di capacità di concentrazione e di multitasking. Ci sono anche dei dati che parlano di un favore, o di un effetto favorevole per quel che riguarda così la carriera professionale. In questo caso qui è una diapositiva americana, il successo scolastico, il salario e la capacità di trovare poi un impiego. Ma quello che è anche interessante, qui i dati stanno aumentando in questo senso, un effetto favorevole del plurilinguismo anche per il mantenimento di una situazione così di salute favorevole, sia dal punto di vista cerebrale che dal punto di vista della longevità. Così porto due esempi presi dalla letteratura recente, che danno, se volete, così supporto alla nozione che imparare le lingue migliora il cervello. Il primo lavoro, che è stato pubblicato 4 anni fa, mostra così il volume cerebrale a sinistra di soggetti americani che parlano l'inglese e lo spagnolo, e nella parte sinistra della figura, e a destra il volume di soggetti che parlano solo l'inglese. In rosso vedete le aree che dimostrano un volume aumentato superiore. Tra l'altro non è la sostanza grigia, come si tenderebbe a dire così nel linguaggio popolare, ma è la sostanza bianca che qui viene ad essere aumentata, nuovamente qui evidenziato in rosso, nei soggetti che parlano almeno due lingue. Sostanza bianca che corrisponde poi alle fibre nervose che permettono di connettere le varie regioni del cervello, dunque c'è un'aumentata connessione anatomica e come sapete, una delle misure della capacità cognitiva, delle funzioni cognitive, è la connettività, in questo caso di tipo anatomico. Ci sono dei lavori fatti che dimostrano che anche la connettività funzionale, con la capacità di diverse regioni cerebrali di lavorare insieme, è aumentata in chi parla più lingue. E ci sono diversi lavori, vi presento un lavoro pubblicato 7 anni fa, che hanno studiato l'effetto dell'apprendimento della conoscenza di più lingue sull'apparizione più tardiva, eventualmente in età avanzata, di sindrome demenziali, Alzheimer vascolare, eccetera, ed è una nozione che è stata osservazione che è stata confermata in lavori successivi. Chi parla più lingue tende a sviluppare la demenza in maniera più tardiva. Fra l'altro, in questo lavoro si è controllato per altri fattori, fra cui così l'educazione e il background sociale. Dunque, nozioni, questi sono due esempi di una letteratura che sta aumentando, che parlano di un vantaggio non solo sociale, non solo per l'apprendimento, non solo così per fare una carriera più importante, ma proprio anche a livello di ripercussioni cognitive e di modulazione dell'apparizione della demenza. Ecco, finisco l'ultima diapositiva per segnalarvi così come curiosità questa storia straordinaria, perché quando si parla di multilinguismo poi a un certo punto si arriva a parlare anche dei poliglotti, e è una storia molto interessante perché ci fa riflettere non solo sugli aspetti cognitivi, non solo sugli aspetti, come posso dire, psicologici, ma anche sugli aspetti così più vasti del plurilinguismo. E questa è la storia straordinaria di questo contadino poliglotta che vive vicino a Reggio Emilia, che fra l'altro non andava molto bene a scuola, non aveva una predisposizione per la matematica, in realtà poi ha finito solo le scuole elementari, ma che da autodidatta ha studiato, e la cosa sembra dimostrata, più di 100 lingue, fra cui molte lingue
scomparse e molte lingue orientali, dunque ho imparato molti dialetti siberiani, ritrovandosi poi a diventare il traduttore ufficiale del governo russo per alcune lingue poco parlate in Siberia. E dunque la storia straordinaria di un personaggio che poi non ha praticamente, credo, mai lasciato l'Italia e che così si è definito, fra l'altro, un contadino un po' mancato, che è stato autore di molti libri, fra cui di alcuni dizionari per le lingue italiano-longobardo, italiano-rutolo, italiano-mongolo. Una storia straordinaria perché dimostra come probabilmente anche l'apprendimento delle lingue venga a essere forse a discapito di altre funzioni cognitive e che dunque ci fa così riflettere sui vantaggi e forse anche qualche volta del prezzo che si deve pagare anche come persona, anche dal punto di vista cognitivo, per l'apprendimento delle lingue. Ecco, questi erano alcuni spunti molto personali. Io non sono un esperto né di multilinguismo né di linguistica, sono un neurologo che parla fra l'altro 6 lingue, per cui ho un'esperienza personale del multilinguismo e spero che questo possa suscitare qualche così curiosità e riflessione, e con questo concludo la mia breve introduzione dando ora la parola al professor Mainardi per portarvi il suo saluto ed introdurre poi la mattinata.